Bene, ok, ci siamo. Siamo in diretta, siamo online. Aspettiamo qualche minuto comunque che la gente cominci a connettersi, che si accorga che siamo online, quindi possiamo un po' temporeggiare. Però siamo online. Poi chi è connesso magari ci dirà se si sente tutto bene o se ci sono dei problemi di audio soprattutto, in modo che riusciamo. Ok. Adesso siamo diventati quattro. Aspetta, Oh, no. ecco, no, siamo tutti. Ok. Eccoci, la Bene, puntella. ciao. Ok, ciao Daniele. Si sente perfetto, benissimo. Daniele ci dice che si sente perfetto. Allora, vediamo, aspettiamo ancora qualcun altro, qualche minuto, ma non di più, poi lo iniziamo. Tanto poi, come sempre, questo episodio, questa puntata, questo live sarà visibile per tutti su Facebook, verrà registrato e si vedrà lì e sarà poi passato anche nel canale YouTube di NewMind TV, dove potete rivedervi tranquillamente la puntata e naturalmente la potete trovare nel sito newmind.tv e quindi ci sarà modo. Bene, allora, oggi puntata speciale con un ospite speciale, il maestro Dino Pecorari, che adesso poi si presenterà. Intanto io vi dico semplicemente che io l'ho conosciuto qualche anno fa, adesso non ricordo neanche quanti anni fa, ma neanche troppi alla fine. Chi mi conosce sa che non sono definibile un esperto di arti marziali o un praticante nel senso più tradizionale del termine, però nello stesso tempo sono più di 20 anni che in qualche modo sono appassionato di arti marziali sicuramente e pratico diverse cose, ho praticato diverse cose. E a un certo punto ho avuto il desiderio di incontrare Dino Pecorari, ho cominciato a prendere le lezioni da lui individuale di Kung Fu Shaolin per imparare questo stile, ripeto, più che altro per una mia crescita personale e è stato molto bello, anzi devo dire che mi manca un sacco e quindi spero di ripartire presto. Però non voglio dirvi altro di più. Ciao, ciao Emanuele. Quindi adesso passo la parola a lui che si presenterà, vi parlerà un po' di lui, di chi è, di cosa fa e magari ci racconterà un po' la sua storia. Ok? Benissimo Andrea, buonasera a tutti, sono Dino Pecorari, insegno Shaolin Kung Fu nella mia palestra di Civitanova Alta. È una disciplina che ormai cerco di portare avanti per tutta la vita, diciamo, è iniziata circa 26 anni fa. Ho iniziato molto tardi marzialmente, non sono stato proprio un novellino delle arti marziali, ho iniziato all'età di 24 anni e quasi per caso. Poi la passione è cresciuta pian pianino, pian pianino. Ho iniziato con il karate, i primi 2 anni ho fatto karate con il caro amico Agostino Belletti che veniva lì in palestra giù da noi, e poi quando mi sono trasferito qui a Civitanova Alta ho avuto la fortuna di incontrare un signore che insegnava lo Shaolin Kung Fu, mio caro amico e maestro Salvatore Drago, che da tempo collaboriamo per tanti aspetti. Lui veniva dal nord, si è fermato qui, è un ragazzo siciliano, trapiantato al nord e che si è fermato qui a Civitanova poi. E da qui è iniziata la mia esperienza con lo Shaolin, mi sono appassionato a questa disciplina, ho cercato di seguire quanti più seminari possibili con dei monaci che venivano qui in Italia, perché devi pensare che 30 anni fa, 25 anni fa non era lo Shaolin e non si sapeva neanche cosa fosse qui in Italia. E questa cosa mi ha appassionato dapprima per l'aspetto fisico, vedi questi monaci che saltavano, volavano. E poi pian piano c'è stato un approccio sportivo, diciamo. Abbiamo iniziato a fare delle competizioni insieme a mio figlio e queste competizioni andavano molto bene, diciamo. Via, ci sono andate molto bene, anche perché all'epoca la concorrenza non era
Diciamo, il Kung Fu in Italia non era all'apice, adesso sta crescendo pian pianino grazie all'aiuto dei grandi maestri cinesi. Dino, scusami, ti dico, ti sarei visto adesso, c'è Emanuele Gesualdi che ti saluta. Oh, ciao Emanuele, un abbraccio. Ciao, un Scusami, abbraccio. scusa l'interruzione. Un caro amico. Dicevo, abbiamo cominciato a fare delle competizioni che andavano anche abbastanza bene, non ci possiamo lamentare, mio figlio ha ottenuto buoni risultati, è stato chiamato in nazionale, l'anno dopo sono stato chiamato io come allenatore della nazionale, so che in 10-12 anni sembrava fossimo arrivati già a livelli top. Poi c'è stata la svolta che mi è stato presentato un mio amico carissimo, dice, sai Dino, arriva un grande monaco che ho conosciuto in Cina, dice, molto molto bravo, dice, viene da me e proviamo. Questo era nel 2000. Nel 2000. E bene, io sono andato, ho visto che questo monaco si chiamava Shi De Cheng, che tuttora poi diventerà il mio maestro. E l'avevo visto, sai, un po' all'epoca aveva avuto lui un infortunio al ginocchio, un po' sovrappeso, piccolino, sai. A prima vista non mi ha fatto un'impressione grandissima, devo essere onesto. Poi ho visto questo con un occhio fracassato che si muoveva, sembrava un serpente. Sembrava un serpente, la mia prima definizione che gli ho dato, questo sembra un serpente. E abbiamo lavorato 2 giorni insieme con il mio amico di Pesaro, Raffaele Lucena, e mi sono trovato benissimo. Poi le lusinghe della nazionale, le competizioni, so che non ho continuato il mio lavoro con il maestro per un paio, 2 o 3 anni, perché preso dalla nazionale, competizioni, raduni, tempo ce n'era poco e pensavo che sarei cresciuto bene anche per conto mio. Nel 2004 ho rincontrato il maestro e lì sono uscite le prime lacrime. Sono Beh. uscite le prime lacrime perché, nonostante tutte le rassicurazioni dei dirigenti della federazione che dicevano: ma no, ma tu sei bravo, questo cerca di sminuire, sai? Però lui sinceramente faceva un altro lavoro rispetto al nostro, Andrea. Cioè, poi io capisco gli interessi delle federazioni che cercano di tenere alto il proprio nome, però mi sono reso conto che effettivamente il maestro stava a tutt'altro livello rispetto al nostro, non a un livello più alto, ma a tutt'altro livello, proprio tutt'altra cosa. Gli ho chiesto umilmente se potessi diventare suo allievo. E lui mi ha detto: oh, ok, dice adesso io vengo nella tua scuola 2 giorni, poi vediamo. E allora abbiamo organizzato questo grande stage nella mia scuola, tutti sti papaveri della federazione, tutti belli, ingravattati, con queste divise, tutti luccicanti. Sai, ma molte persone, eravamo più di 50 persone a fare lo stage. E all'aperto, questo maestro ben impressionato. Poi i problemi sono cominciati da quando dice fare una fila, anzi fare 3 file. E lì tu devi prendere 50 italiani e di fate 3 file. Cioè, non ti puoi rendere conto la vergogna che provavo in quei momenti io vicino al maestro, sai. E pian piano mi ha guardato, dico: maestro, faccia lei. La lezione è sua, abbiamo iniziato allora il primo stage, la prima mezza giornata abbiamo imparato a fare le file, come si fa il saluto, come ci si dispone. 2 ore, Andrea. Da film proprio, eh? Sì, Tipo Karate Kid. siamo ripartiti da zero. Non ti dico quelli della federazione arrabbiati, questo è venuto qua, ci vuole sminuire. No, dico, questo si è reso conto. E effettivamente gli ho chiesto di fare di impostare su a lui la lezione. E siamo andati avanti per 2 giorni facendo solamente esercizi basilari, mentre tutti aspettavano che questo grande monaco ci facesse fare, non so, balzo della tigre, salti mortali, le cose più.
sai, che uno si aspetta da un monaco sciarene, ma questo ha visto il livello, dice che io faccio qua questo. C'era mio figlio, che cava un po', capito, ma niente di più. E niente, allora a fine allenamento, 2 giorni di discussione in federazione, puoi capire, ma io sono andato dal maestro, gli ho chiesto se, maestro, le ripeto, può accettarmi come allievo? Dice, io il prossimo anno torno 2 giorni, poi vediamo. E so, È proprio cinese però, eh? proprio neanche su Karate Kid, Neanche lì, esatto, neanche neanche Miyagi, su neanche Miyagi. storia del genere. Però queste sono le cose che ti fanno crescere. Lui mi ha lasciato dei compiti, mi ha detto: Dino, il prossimo anno torno. Se tu hai fatto bene i tuoi compiti, la tua scuola ha imparato queste nozioni di base, noi continuiamo. È stato così dal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Nel 2008 finalmente mi ha messo una mano sulla spalla, ha detto: Ok, Dino, now you in family. Perché il rapporto che hanno loro con l'allievo, puoi capire, questi maestri tu non te li scegli, sono loro che scelgono te. Prima vogliono vedere la tua passione, quello che hai da dare a questa disciplina, se sei pronto a rimetterti in gioco. Sai, io e il mio maestro abbiamo la stessa età, io ho 3 mesi più del mio maestro. Infatti lo stavo per dire, no? Il tuo è stata proprio una messa in gioco forte, no? Perché già eri a un certo livello, diciamo, di esperienza. Ricominciare da capo, essere disposto a aspettare tutto questo tempo, una bella messa in gioco da parte tua. È importante, è molto importante perché è stata la cosa che ha cambiato la mia vita, Andrea. Da lì abbiamo iniziato, poi il maestro ha cominciato a venire anche 2 volte all'anno, si fermava anche 15 giorni, tante volte anche 3 settimane da noi si è fermato e abbiamo vissuto in casa insieme, ho vissuto il maestro in maniera diretta, non era come stare a Shaolin e fare lezioni insieme ad americani, tedeschi, francesi. La lezione è per tutti. Io ho vissuto il maestro, io e lui in palestra. È stata una cosa che mi ha dato una crescita grandissima. Devo ammettere, devo ringraziare tantissimo il mio maestro. E poi pian piano, facendo un passo indietro, appena ho saputo che il maestro mi accettava come allievo, ho dato le mie dimissioni alla federazione. E ho cominciato a fare Kung Fu. Perché Wow. se uno mi domanda, Dino, sì, ha cominciato marzialmente nel 94, ma il Kung Fu vero è iniziato nel 2008. Devo essere completamente onesto, nonostante i risultati, anche se sembra paradossale, siano arrivati prima di cominciare a fare il vero Kung Fu vero. È iniziato, diciamo, quando ho cominciato a lavorare col maestro. Ok, Poi anche il maestro. perché quando si parla di risultati, no? Tu dici sono arrivati prima, bisogna vedere quali risultati sono arrivati e quali altri dovevano ancora arrivare. Risultati sportivi, parlavo di risultati sportivi, perché i risultati veri stanno arrivando e spero che continuino, anzi, ad arrivare. Stiamo lavorando per farli arrivare, ecco, perché è uno studio continuo che, nonostante vedi, barba bianca, capelli pochi, vuol dire che qualche anno ce l'hai, ma non finirò mai, non farò mai in tempo. Una volta ho chiesto, maestro, quanto tempo ci vuole per... Non io, un mio allievo, ha chiesto, maestro, quanto tempo ci vuole per capire il Kung Fu? Allora lui fa così. Ma three life, I think, no good. 3 vite io penso non siano abbastanza. Cioè, perciò ci fa capire, dapprima c'è la crescita fisica, poi man mano si imparano le posture, le intelaiature messe bene, l'intelaiatura dell'arte marziale, e poi si va alla crescita interna che sarà il passo che piano piano speriamo di cominciare a fare, che non è facile, perché tutti parliamo di crescita interna, dello yin, di questo, dell'altro, ma io faccio da anni, Andrea, non è, poi mi conosci, sono una persona molto realista, non è facile, cioè ci vuole tempo e dedicare la vita, non è la cosa che uno va 3 volte a settimana in palestra,
diventa artista marziale. Si viene allenato, fa arti marziali, tutto bene, ci fa benissimo la salute, però per una crescita un marzialista vero deve dedicare la vita, come devo fare, lasciare il mio lavoro. Sai, ho lavorato per 31 anni, gli ultimi 22 come autista di pullman, sai, quei lavoretti che dicono sì, mediocri, ma che ti permettono di vivere, diciamo, abbastanza bene. Per poter crescere nelle arti marziali ho dovuto lasciare anche quello, perché se no, se tu non dedichi tutta la tua giornata, tutta la tua vita allo studio e al lavoro nelle arti marziali, non ci sarà mai una crescita. Questo poi magari torneremo anche su questi aspetti che Parlo credo per gli siano i più insegnanti, importanti, io parlo no? per gli insegnanti, poi l'allievo già 3 volte alla settimana a livello salutare, va benissimo. Ok, no, infatti dico, poi magari parleremo anche di questo. Intanto ti saluta Giorgio Tortoni con Ami Tofu. Un mio carissimo allievo, amico. No, volevo dirti, intanto sì, appunto ci torneremo. Per continuare un attimo sulla storia, no? Quindi, e poi cosa è successo? Quando il maestro, che ricordiamo è Shi De Cheng, se non sbaglio, no? Per chi volesse cercarlo, so che ci sono anche dei documentari in giro, io ho perlomeno visto anche la National Geographic, qualcosa, c'era Basta lui. cliccare su Google, Shi De Cheng, e E vengono si fuori. trova. Anche se lui è molto restio, e questi sono tutti filmati, quelli che trovate su internet, a meno delle esibizioni fatte per il tempio di Shaolin, dove dovevano essere ripresi per forza, sono tutti filmati, diciamo, rubacchiati qua e là. Ok, Però, ok. vabbè, tanto No. il maestro è forse una delle pochissime persone che di internet ne capisce meno di Ok. Allora, appunto, dicevano, quindi dopo che il maestro ti ha dato il suo sì, diciamo, no? Poi cosa è successo quindi? E poi abbiamo iniziato a studiare, poi pian piano ci siamo conosciuti meglio e ho cominciato a lavorare anche perché il maestro nel frattempo, nel 2000, prima del 2000, era uscito già dal tempio e ha cominciato a lavorare anche con i suoi allievi, si è fatto tutta una scuola sua e è continuata questa crescita e questo lavoro che abbiamo fatto con loro. Si è cominciato a studiare gli aspetti un po' più interni dello Shaolin e abbiamo iniziato nel 2008 anche lo studio del Tai Chi. Tai Chi è roba tosta. Sì. Niente, poi siamo andati avanti, continuiamo a portare avanti questo lavoro. Doveva essere qui nel mese di aprile, ma per ragioni da tutti conosciuti, questo coronavirus non ce l'ha permesso. E poi cercheremo di riprendere più presto possibile il nostro lavoro, che continuerà, speriamo, vita natural durante. Assolutamente, me lo auguro anche perché devo tornare anch'io un po' a prendere delle lezioni, quindi. Sì, poi sì. Ho detto, faremo le passeggiate. A lui piace molto l'Italia, piace venire in Italia. Aveva fatto un pensierino anche dice da vecchio, voglio trasferirmi lì. Addirittura. In America saremo giù al campo, al campo che sta lavorando, giù al campo Shaolin in campagna, dico, vuole passeggiare in campagna, sì. Senti, allora. Ritornando un po' al discorso di prima, intanto dico a chi è collegato adesso che se avete delle domande, intanto scrivete tranquillamente, tanto io leggo domande, commenti che volete fare, scrivete pure perché tanto li leggo e poi semmai li passo al maestro Dino Pecorari, quindi non abbiate pure a scrivere intanto. Ti saluta Francesco Capodarco, Gianluca David, ti salutano. Un saluto a tutti. E adesso tornerei un po' al discorso di prima, no? Se ti va di spiegare magari perché un po' adesso io non so se corrisponde alla cosa, però per esempio quando si parla di yoga, io proprio ieri abbiamo fatto una puntata sullo yoga, è una cosa che tutti sanno cos'è, ma nessuno sa cos'è, nel senso, no? Che tutti sanno cos'è perché ormai non è più qualcosa di segreto, dell'India segreta, adesso è dappertutto, si trova nelle riviste. Però paradossalmente poi c'è da fare un po' di chiarezza, no? Quindi io credo che sia il Kung Fu di per sé e anche poi lo Shaolin Kung Fu nello specifico siano due termini che cominciano ad essere un po', cioè diciamo che un po' tutti li conoscono, però nello stesso tempo forse nessuno li conosce, no? Quindi se ti va di darsi un po' una spiegazione, se vuoi, sia su Kung Fu in senso lato e poi magari anche nello specifico nel Kung Fu Shaolin, se ti fa piacere.
Molti, allora, comunemente in Occidente, quello che noi facciamo viene chiamato Kung Fu, ma il vero nome tecnico sarebbe Wushu, scritto Wushu, Wushu. Kung Fu, è quella persona che fa un lavoro, colui che fa Kung Fu è la persona che fa un lavoro, qualsiasi esso sia, dallo studio alla pittura, per tutto quello che c'è posta in mezzo, lo fa con passione, con cuore, e dedica, non diciamo la sua vita, ma gran parte del suo tempo e molti anni allo studio di questa cosa, cercando di perfezionare il più possibile questa disciplina. Mentre Wushu significa arte della guerra, generale Wu. Shu, arte del generale Wu, è l'arte della guerra, l'arte marziale, in poche parole, il significato di arte marziale, Grazie. Wushu, che sarebbe l'arte di Marte, fa capire tutto. Marte era il dio della guerra e da qui Siamo lì. arte della guerra. Ci siamo. E viene conosciuto qua da noi come Kung Fu, ma può andare bene, perché Kung Fu, nel Wushu bisogna cercare di perfezionarsi. Anche arte della guerra tutt'oggi è una parola strana, anche un po' brutta da sentirsi, no? E perciò tutti e due i nomi possono andare, ma non raccolgono appieno lo spirito Shaolin. Lo spirito Shaolin è quello di conoscere, è un'introspezione, conoscere al meglio se stessi per conoscere al meglio gli altri. Poche parole, più riesci a conoscere te stesso, più riesci a capire gli altri. Più conosci, riesci a capire le posture del tuo corpo, più riesci ad aiutare gli altri, a correggere le posture degli altri. È questa la vera essenza, diciamo, della cosa, che serve sì a tenerci in forma, serve a farci star bene, è ottimo esercizio cardiovascolare, va benissimo. Però quello che dobbiamo ricercare è dapprima conoscere noi stesso, il me stesso fisico, poi pian piano entrare all'interno e fare un discorso, come dicevi te, che si parla di yoga, si parla di queste arti meditative. Meditare non è che occorrono posizioni assurde o cose pazzesche, basta essere seduti e rilassarsi. Per esempio, la forma Bodhidharma, che è stato quello che ha dato l'impulso più grande a questa disciplina, che era, tu pensa, era il figlio dell'India meridionale, secondogenito del figlio del re dell'India meridionale. Che succede? Essendo secondo me il genito, non poteva ereditare e avviò gli studi da monaco, diventò un grande monaco. Era una persona molto importante in India e questo monaco partì, fece questo viaggio dal sud dell'India fino alla Cina, incontrò l'imperatore, che poi c'è stato tutto un aneddoto che poi magari prenderemo un'altra volta o più avanti, e poi si stabilì a Shaolin, trovò questo tempio che era stato fatto da un monaco molto importante prima della setta Chan, Batuo, tramite l'imperatore Xiaowang. Vabbè, tutti i nomi troppo tecnici, andiamo troppo sul tecnico, ecco, diciamo. Vabbè, però. E sto monaco si fermò su questo tempio, molti anni dopo la morte di Batuo, circa verso il 590 avanti Cristo, dopo Cristo, diciamo. E si fermò lì e iniziò a fare queste lunghe sedute di meditazione. Questi monaci erano atti a praticare un tipo di meditazione, anche Bodhidharma, in cui loro si sedevano davanti a un muro e stavano per ore, anche per giorni, in queste posizioni, cercando. Però, dopo anni o mesi che facevano questa cosa, si sono resi conto che il loro corpo era diventato molle, perché era troppo statica la cosa, capito? Fermi lì, ma questi ci stavano per giorni interi, non è meditazioni che si fanno il giorno d'oggi. È successo che questo monaco, Bodhidharma, iniziò a fare degli esercizi che
poi facessero bene sia per il corpo e sia che succedeva che loro già seduti qui con i vandali che arrivavano ogni tanto depredavano il tempio una settimana sì, un'altra pure. Allora dovevano imparare anche a difendersi e Certo. difendere anche le popolazioni circostanti, perché devi capire che un tempio di monaci era come un piccolo ospedale. Fatti conto che se tu c'avevi qualcuno che stava male, lo andavi, Ospitavi lì, andavi certo. se può fare qualcosa, capito che poteva fare. E allora hanno messo insieme questa meditazione e questi esercizi fisici e di potenziamento che ha fatto questo monaco Bodhidharma, che poi Andrea sono gli esercizi che facevamo anche noi, fondamentali, i 18 esercizi di Bodhidharma, che sono la base fondamentale dello Shaolin Kung Fu, che sono, sì, sono marzialmente, come sai, tu ben sai, molto efficaci, ma però lo scopo principale era irrobustire il corpo, farlo star bene, e all'occorrenza, se un corpo è sano, è veloce, è snello, c'ha una buona postura, è anche più capace di difendersi rispetto a uno che c'ha mal di schiena. Infatti è interessante anche questo aspetto, no, del Kung Fu. Di solito quando uno pensa a un'arte marziale pensa o all'aspetto sportivo o quello della difesa, no? È un po' più difficile pensare che uno possa praticare un'arte marziale per il proprio benessere, perlomeno è una cosa che uno può non cogliere immediatamente o addirittura pensare che sia strana, no? Il termine che noi sarà anche strano, no, Andrea? Poi tante volte mi hai sentito dire questa parola che adesso ti ritornerà nuova. Cosa dice il maestro? Dice: cos'è Shaolin? Solin. Shaolin. Shaolin è cuore pulito, pensare pulito. Prima cosa. Poi viene, sì, è impossibile praticare Shaolin senza mettere in atto queste. Questa è la cosa principale. Perciò ci fa capire che l'aspetto marziale, sì, logicamente uno si impara, ma non è se uno viene a fare Shaolin, non viene per spaccare le montagne. Su questo siamo poco ma sicuro. Anche se posso garantire io personalmente, si impara, non puoi fare un'arte marziale e non imparare, capisci? Certo. Ma l'aspetto marziale è importante, ma è più importante per l'allievo che viene a capire come rapportarsi con le persone, come essere sempre di cuore buono, che significa cuore pulito e pensare pulito, avere sempre pensieri positivi verso se stesso e verso gli altri, soprattutto, e essere pronti ad accogliere. Non è una cosa molto facile, eh? Molto facile a dirsi. Molto più difficile da farsi. Assolutamente. È per questo che ti ho detto che ci vuole tutto un percorso per. Sono discipline che tutti possono fare, ma per approfondirle bisogna. I monaci erano monaci per questo. Cioè, tutti possono fare, ma pochi poi hanno davvero la passione, la perseveranza, la volontà di approfondire E davvero. anche le guide ciò che servono. Anche, Anche scusami, non ho sentito le giuste guide. le giuste guide. Ok, certo, Giusto. assolutamente. Cosa più importante, perché se non si ha la giusta guida, difficile. Se uno, vedi, col tonton è facile trovare un luogo adesso. Se invece tu vai a braccio, fai un sacco di giri a vuoto. Sì, no, questo come no, dico spesso, ogni arte dipende anche dal livello a cui uno vuole arrivare, però penso che tutti sanno che qualsiasi arte vuoi intraprendere nella vita, se vuoi arrivare a un certo livello, io parlo spesso di musica, no? Se vuoi suonare uno strumento musicale da solo si può fare, se vuoi diventare un musicista di un certo livello, devi cioè tutti sanno che devi passare Necessario attraverso tempo. delle guide. Per forza, poi magari cambia nel tempo, magari anche il libro di cambiare o di fare chissà cosa, però. Sì, ma senza le linee guida di un grande personaggio, di un grande maestro, in tutti i campi, può essere come dici te, nella musica, nelle arti marziali, o che si rischia di girare per molto tempo a vuoto. Ok. Ah, ti saluta anche Alessia Tartufoli. Oh, carissima Alessia, Alessia è una mia carissima allieva pure. Molto molto brava, molto molto brava. Sì, la conosco, l'ho vista spesso allenarsi quando veniva da te. Vi ricordo, chi è in linea, scrivete tranquillamente le domande, mettetele già giù perché almeno poi possiamo rispondere tranquillamente, ovviamente se ne avete.
Cosa? Allora, prima hai parlato anche del Tai Chi, no? Sì. Vuoi dirci qualcosa su questo aspetto o anche sugli aspetti? Vai tu, vai tranquillamente. Tieni conto, come ti ripeto, ci hai spiegato un po' il concetto del Kung Fu, come andrebbe tradotto. Ci hai raccontato un po' la storia di Bodhidharma, dello Shaolin. Tra l'altro, per chi mi segue per altre cose, Bodhidharma è anche considerato il fondatore del buddismo Chan, che poi in qualche modo è Grazie. diventato lo Zen. E ne ho parlato l'altra volta, Chan significa meditazione in cinese, che deriva da Dhyana, che è il termine usato nello yoga, che poi è diventato Zen. Quindi le cose sono tutte interconnesse, questo è interessante. Sì, infatti, vedi, Bodhidharma era un indiano. Sì, è tutto molto, è interessante anche vedere questi aspetti, no? Comunque, no, ti dicevo, ci hai raccontato un po' la storia dello Shaolin, ma per tornare al discorso di prima, se uno dice Kung Fu Shaolin è un stile di Kung Fu, diciamo così, e anche lì molte persone pensano di sapere cos'è, oppure hanno in mente, la prima cosa che viene in mente, pensa chiunque, è, cioè, o non lo conoscono proprio, oppure immaginano, pensano a questi monaci che saltano, che fanno delle cose pazzesche, no? Però se uno ti dovesse chiedere che cos'è, cioè perché lo stile Shaolin da cosa si differenzia dagli altri stili di Kung Fu? Shaolin è uno dei più antichi stili di Kung Fu. Dallo Shaolin derivano molte arti marziali moderne, lo judo, il karate, l'aikido. Molte di queste arti marziali moderne giapponesi derivano da questi monaci che, dopo le cicliche distruzioni dei templi, perché ciclicamente il tempio Shaolin è stato abbattuto. Aveva uno spessore sia politico che ideologico, e veniva chiamata la setta Chan una volta, no? E dava fastidio, ciclicamente veniva. Allora, sti monaci, spesso Okinawa era un'isola che si trovava fra la Cina e il Giappone, hanno cominciato da lì, poi si sono fermati in Giappone e hanno portato avanti le loro arti marziali, che poi nel tempo si sono trasformate nelle arti marziali moderne, diciamo, moderne, che sono state codificate, diciamo, in tempi 100 anni fa, anche di più, ma in tempi più moderni, diciamo. E nello Shaolin, quello che facciamo noi, ciò che facciamo, che fa l'allievo in palestra, perché sennò abbiamo parlato sempre di tutti questi aspetti molto, molto, diciamo, da maestro, da filosofici. No, andiamo anche, E esatto, andiamo si anche fa, nel pratico andiamo tranquillamente. nel pratico. Noi facciamo allora della ginnastica medica, che è la base principale per la buona salute. Ginnastica medica, non bisogna essere marzialisti, ma è una cosa che può fare chiunque. Sono degli esercizi che prendiamo, derivati dallo Shaolin e dagli esercizi preparatori e fisici per lo Shaolin Kung Fu che facevano i monaci per tenersi, soprattutto in vecchiaia, in buona salute, quando non saltavano un po' di meno, diciamo. E poi ci sta l'aspetto, diciamo, dei Taolu e del Sanda. I Taolu sono, diciamo, le forme, come nel karate vengono chiamati kata o kata. Che sono la simulazione di alcuni movimenti che servono a star bene e a far entrare in noi stessi queste applicazioni che ci sono in questi movimenti. Un'applicazione è l'applicazione marziale di questo gesto. Tu fai questo gesto a vuoto, poi devi saper capire cosa stai facendo per poterlo riproporre contro la persona. È abbastanza difficile entrare. Però è una cosa che possono far tutti e pian piano si cresce. Mentre il sandà è l'aspetto del combattimento sportivo. Il sandà può essere a diversi livelli. Diciamo, chi vuole un contatto più leggero, c'è il contatto leggero che è stato istituito da non molti anni nel combattimento del sandà, ma il sandà vero e proprio sarebbe calci, pugni e proiezioni. Hai 3 secondi di tempo per effettuare una proiezione, dopodiché l'avversario ti butta a terra. Non è previsto combattimento a terra e le protezioni usate vanno a seconda del livello. A parte i guantoni e la conchiglia che
sono per tutti, poi a seconda del livello dell'atleta, della categoria di livello dell'atleta, possono essere aggiunti corpetti, paratibie, caschi, se no il San Davvero si fa con paradenti, conchiglia e guantoni. È uno sport molto duro, questo per i ragazzi, è molto meno filosofico, diciamo, ma è stato codificato questo tipo di lotta perché è diventato anche uno sport, cioè fare sport deve essere d'accesso a tutti e bisogna garantire, diciamo, dei parametri di sicurezza per far sì. Un conto è combattimento reale per difesa, un conto è combattere per divertirsi, per fare sport. Diciamo che lo facciamo sia a livello amatoriale, e sia a livello sportivo di agonistico, diciamo, con un gruppo d'agonisti. Abbiamo sia una squadra che fanno agonismo di Taolù e una squadra che fa agonismo per il sandà, diciamo, per il combattimento, perché, sai, cercare di accontentare un po' tutti, perché fare solo figurativo senza l'aspetto, diciamo, fisico. Maestro dice, ma fare solo fisico senza l'aspetto figurativo, la stessa cosa, sempre mamma cucù dice non molto bene. Servono entrambi. Sì, esatto, servono entrambi, bisogna rafforzare il corpo, capire, cioè non si può studiare. Stavo vedendo proprio oggi dei filmati su internet, maestro di Tai Chi contro Sandà, quello, cioè è assurdo. Non si può studiare Tai Chi 20 anni e salire sul ring, sono due cose completamente diverse, capisci? Salire sul ring è una cosa codificata, ci sono delle regole, ci sono delle protezioni, c'è un perimetro delimitato, sono cose sportive, perciò e ci fa capire che non possiamo tralasciare l'aspetto fisico per quello formativo, diciamo, delle forme o del formativo proprio fisico, capire le posture, ok? Perché al momento il vero guerriero, stiamo parlando di vivere da guerriero, è quello che riesce a unire tutte e due le cose. L'una senza l'altra, mamma cu. Oh, sì, che poi è un po' in maniera magari diversa, forse anche più profonda, e anticamente il concetto di monaco guerriero è un po' questo, no? L'unione dei due aspetti. L'unione dei due aspetti, perché bisogna, sì, l'aspetto meditativo che forma il carattere, ci fa conoscere bene, riesce a tenere. Si è bloccata un attimo l'immagine, se No, non no, noi ti ecco, vediamo, non preoccupare. riesce. Ho perso un attimo il filo. Ecco, che il Monaco monaco sì, guerriero. che è esatto, meditativo, questo e quello, ma anche il rapporto fisico. Lo scontro, l'indurimento, noi abbiamo anche esercizi di indurimento che sono veramente micidiali. Il maestro ho imparato anche ad allenarmi con gli alberi, poi avrai visto che cioè, Oh, senti, non è che non infatti si fa Shaolin, non si fa il sacco, si fa l'albero. fa l'albero, ok. No, ma infatti volevo chiederti, no, pensando io, pongo queste domande perché sono domande ma magari che si fanno alle persone, no? Una persona potrebbe dire, oppure si sente a volte dire, e sai, penso che lo sai meglio di me, nelle arti marziali a volte c'è questa rivalità, no? Che è meglio la mia, è meglio la tua, di qua, di là. Un'obiezione che viene spesso fatta a questo tipo di arti marziali, se non lo Shaolin, comunque quelle arti marziali che hanno anche aspetti filosofici profondi, in cui si studiano le forme, eccetera, eccetera, la critica che viene fatta spesso da chi magari fa stili, che ne so, chi fa MMA per dire, può essere, sì, ma tanto le forme, a che c'è, no? A cosa serve imparare le forme? Poi in un combattimento reale o per difesa personale non serve a niente, no? Questo non lo dico io, ti dico, sono obiezioni che si sentono. Quindi cosa diresti a uno che ti dice questo? Ti parlo con semplicemente alcuni dei più grandi campioni dell'MMA, anche due campionesse, una sicura, l'altra non so dove difendere il titolo, no? Ma sono cinesi e vengono proprio dal Kung Fu, UFC, capisci?
grande Kang Lee era un atleta di Wushu e Kung Fu e Sandà, veniva al Sandà. Perciò non dico, non esiste, Andrea, un'arte marziale, secondo me, migliore dell'altra. Esiste un insegnante migliore dell'altro, perché quanto Mi trovi d'accordo? tutti mi domandano qual è, che ne pensi, tu insegni Shaolin, ma qual è l'arte marziale migliore? Non esiste, non esiste. L'arte marziale dipende dall'insegnante che hai. Beh, mi Tu trovi puoi d'accordo. avere una Ferrari e non saperla guidare. E che ce ne fai? Meglio una 500 e guidarla bene. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Capisci? E questo è l'aspetto più importante, secondo me. Poi ognuno abbiamo una nostra via, una nostra crescita e un nostro cammino, capisci? Dipende da come non tutti. Io capisco che non tutti possiamo fare una ricerca continua, dedicare la vita. Dei pazzi ce ne so pochi al mondo, Andrea. Capisci? Forse è un peccato, forse è un problema che ci siano pochi folli di questo tipo, eh? Non lo so, però a me è servito a limare, per esempio, lasciare il vecchio lavoro per dedicarmi completamente. Ormai sono 10 anni che mi sono, sto dedicando completamente a questa disciplina. E ha dato molti, molti miglioramenti a livello caratteriale, a livello di tranquillità, serenità in famiglia e. Andrea, sai come dice? Con un buon sorriso si campa meglio. Vivere sempre in mezzo allo stress. Io facevo l'autista del Pullman. Non era un lavoro faticoso fisicamente, però un po', nonostante sta Civitanova che sai, si conosce tutti, tanti giorni ci si divertiva pure, però non era l'ambizione, sai, uno dice che voglio. Senza nulla togliere ai colleghi che mi malediranno, i miei ex colleghi, però non era l'ambizione della mia vita diventare un grande conducente di pullman. No, ma forse è E questo quello che conta, no? Nel senso che questa può essere qua anche è. una cosa bella, però se corrisponde a quello che senti di fare, se è una cosa che senti tua, se la tua strada è un'altra, ovviamente. Però c'è stato anche affrontare questo tuffo nel buio che con 3 figli e una nipote. 45 anni fare questo tuffo nel buio, però alla lunga devo dire che sono molto contento. Ciao Rudy, sto salutando mio figlio che ti saluta. Ciao, ciao Rudy. Ciao. Ciao Andrea. Ciao. Mi permette di lavorare con i miei figli, mi sono allenato con tutti e 3 i miei figli. Adesso mi sto preparando con mia nipote, che è una dei miei agonisti. E, che dire, insomma, ha capito Stato un che avrò salto dei nel figli buio, meglio. è stato un salto Non nel buio, ma ha portato luce mi però. sono arricchito, penso che non arricchirò mai, però non è questo il problema. Se volevo arricchirmi, non mi metto a fare l'insegnante di arti marziali. Beh, però ti sei arricchito sicuramente interiormente e stai arricchendo tutte le persone che ti seguono, no? Immagino. Sì, spiritualmente spero di poter aiutare anche i miei allievi Ma sì, guarda, in da quello questo che percorso. scrivono qua, Francesco dice, dico grazie per quello che sei, ti sta dicendo. Tutti ti salutano, quindi vedo che sei amato. So che sei amato, lo sapevo già prima, adesso lo vedo anche qua. Ti saluta Stefano Manfredi. Oh, grande, ciao Stefano. Eloise, che non so, non credo che conosci, però dice che sei un coraggioso guerriero. La Quindi, ringrazio. sì, ma guarda, che dico, io credo, cioè, questo che sto facendo anch'io serve anche un po' per questo, per far vedere alle persone che magari siamo talmente abituati a accendere la TV e vedere sempre le cose negative, i furfanti, i ladri, gli assassini, le malattie. E poche volte, tanto che la gente comincia a credere che non ci siano più persone, ma non per forza chissà, no? Quali divinità devono essere in terra, però magari ci sono persone in gamba che credono in qualcosa, che ci credono, persone come te, che hanno buona fede, che fanno qualcosa di buono. E secondo me è importante che si faccia vedere al mondo, guarda che esistono ancora, ce ne sono di persone che portano avanti, che credono, che portano avanti i loro sogni o che portano avanti le cose in cui credono, che aiutano gli altri. Secondo me è importante ricordarlo ogni tanto, quindi le persone lo apprezzano, no?
Perché se no pensiamo che vada tutto male, perché guardare la TV a volte sembra che sia così, no? Che vada tutto male e che noi siamo degli esseri umani nefasti, no? Mentre non è vero, abbiamo anche, cioè, l'umanità è ancora presente, grazie a Dio, e è bella, secondo me è giusto testimoniarla. Sì, io penso, Andrea, che effettivamente c'è bisogno di positività. Poi c'è bisogno di sapersi guardare anche indietro e guardarsi attorno. Io, anche motivo di discussione tante volte pacifica con qui a casa con mia moglie, con quella, mi dice: tu sei diventato peggio del Monaco. Perché Tra Luciano, non devi tutti sono di Civitanova, quindi diciamolo stare. anche. Sei diventato peggio del maestro. Sei diventato peggio del E maestro, ok. peggio del maestro. Ma io ho riportato proprio la No, frase giusto, tipica che giusto. mi sento No, te lo dico perché magari. dire. Sì. Perché, Andrea? Siamo abituati, io sento tutti la crisi, ci lamentiamo. Io capisco. Adesso, in questo momento, parlo anche di prima, in questo momento ci sta un momento di crisi, effettivamente, vedo gente che ha grossi problemi, però il mio discorso è riferito a prima, voglio dirti di prima, se si lamentava non c'è questo, non c'è quello, non c'è l'altro, allora dico, ma tuo nonno è campato tanto bene, è campato con, non dico la metà, ma l'1% di quello che c'è tu, parlo con i miei nipoti, quello che i nostri possedimenti, qua siamo. E senza guardare i nostri nonni che sono anziani, guardiamoci un po' in giro. Guardiamo in giro per il mondo. Qui abbiamo da mangiare, abbiamo da bere, siamo riscaldati, abbiamo internet. Porca miseria, c'è un problema con la wifi. Non, Sky stasera non si vede. Questi sono i nostri problemi che ci fanno distogliere. La realtà, io collaboro con un'associazione, i bambini Antonio Gallo, che, per cui abbiamo fatto uno spettacolo quest'estate, uno spettacolo di wrestling, pensa, sto vecchietto che si mette a fare wrestling. Sì, questa è una parentesi a parte di cui secondo me sarebbe bello fare un incontro nostro in cui parlerai apposta di questo particolare ambito che la gente non sa, non conosce. Fa parte dell'intrattenimento a scopo benefico. Ma c'è gente che effettivamente, Andrea, fa chilometri. Io ho visto gente far festa per una fontana d'acqua. Siamo nel 2019, 20. quando è stata fatta questa Ah, ok. inaugurazione. È una fontana d'acqua come quelle che si trovavano una volta nei cimiteri, sai, a Sì, pompa, sì. con la pompa che dovevi azionare manualmente. Non è che apri il rubinetto che scappa l'acqua, no, no, lì devi premere. E dovevi vedere la gioia dei bambini quando avevano l'acqua lì, quello che poteva essere. Perciò guardiamoci un pochetto intorno, guardiamoci un po' intorno prima di lamentarci e cerchiamo di Assolutamente. costruire qualcosa che sia d'aiuto agli altri, perché protestare, reclamare è facile, è buoni tutti. Sono tutti bravi a protestare, hanno tutti delle giuste ragioni e valide ragioni magari per protestare. Ma creare non è facile, Andrea. Proviamo a creare. Assolutamente. Mettiamoci nei panni di quelli che cercano di creare. Guarda, mi hai fatto venire in mente, guarda, grazie, condivido molto questo messaggio, credo che sia utile. Mi hai fatto venire in mente una frase di un musical che a me piace molto, che si chiama Rent, in cui a un certo punto, in una canzone, dice: il contrario di guerra non è pace, è creazione. È un po' quello che hai detto tu adesso, no? C'è bisogno di creare, assolutamente, sono d'accordo. Cioè, diamo buoni spunti, facciamo noi, cioè non aspettiamo che ci vengano portate sempre. Siamo abituati ad aspettare che le soluzioni ci siano portate. Assolutamente. Vero, vero. Non siamo più abituati a andarle a ricercare queste soluzioni, secondo me. E bisogna che tutti possiamo, Andrea, fare qualcosa, creare. Non pare una parola grossa, chissà cosa vorrà dire questo, che bisogna creare. Creare è fare un sorriso alla persona che non conosci che ti passa a fianco. Hai creato una cosa buona. Ti ho detto una cosa più semplice, no? Non Assolutamente. servono gesti eclatanti o azioni mirabolanti o cose.
E essere d'aiuto al prossimo, essere vicini alla persona che ti sta vicino e non creare distacco, non essere abbassare lo sguardo anziché fare un sorriso. Partiamo da queste piccole cose, che poi il mondo andrà meglio. Assolutamente. È interessante che veramente io ne sono veramente convinto che presa in un certo modo una disciplina come il Kung Fu può diventare utile strumento, no, per imparare questo. Uno dice, ma che c'entra? Invece io Esatto. credo che sia. No, 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 è la base. Stiamo parlando, la prima cosa, ricordi, cuore pulito, pensare pulito. Esatto, perfetto. Questo per la scuola, per la famiglia del mio maestro, la mia scuola, la nostra famiglia, questa è la cosa basilare per poter fare il Shaolin Kung Fu. Dopo ti posso insegnare anche le tecniche più devastanti, però Però sì, non insegno qualsiasi, capito? Capisci? ma poi So prima hai di... parlato di tornare indietro. Guarda, questo sembra roba di altri tempi, no? Quella che stai dicendo. Sembra roba di altri tempi che forse va recuperata, no? Una mentalità che va recuperata. O forse sono invecchiato, proprio sicuro. No, no. Allora, ascolta. Intanto, allora, se ripeto ancora adesso, proprio il momento, se volete fare domande, perché fra poco siamo arrivati quasi a un'ora di collegamento, quindi fra un po' chiuderemo. Se avete le domande, fatele adesso, scrivetele ora. Intanto, vuoi dire, ripeto, siamo connessi magari con tutta Italia, virtualmente, anche con tutto il mondo, se qualcuno vede da fuori, non lo so. Però se vuoi dire chi ti cerca, dove ti può trovare, sia da un punto di vista fisico, sia online, insomma. Chi ti cerca vuole approfondire quello che fai, dove ti può trovare? Allora, abbiamo una pagina Facebook che è curata dai miei studenti, Ergon Shaolin. Poi fisicamente siamo qui a Civitanova Alta, strada del Pincio 26, e già dalla prossima settimana sembra che con le dovute accortezze potremmo riprendere le lezioni. Sicuramente penso che cominceremo all'aperto se il tempo ce lo permetterà, nonostante si possa praticare anche con il giusto numero di persone, perché anzi dico ai miei allievi, chi dovrà fare lezione la prossima settimana, parlate, scrivetelo nel gruppo, perché altrimenti ci potranno essere problemi di sovraffollamento e chi non potrà fare lezione, dopo sarei Chiaro. dispiaciuto di non potervi fare lezione. Riprenderemo questi allenamenti. Se riusciremo quest'estate, come sempre, all'aperto, studieremo approfondiremo un aspetto, una volta un'arma, una volta lo studio di uno stile che abbiamo fatto durante l'inverno. Principalmente saranno le armi, perché visto che si sta all'aperto, la lancia, il bastone, la frusta a 9 sezioni sono tutte armi che all'interno della palestra, con molte persone, sono anche difficili da usare. Bene, allora, Posso qua. dire, ti possono venire anche a vedere, ci trovano senza nessun problema. Poi Sì, dal ma. prossimo anno avremo anche un camp in campagna, e stiamo costruendo un camp per poter fare lezioni estive e per mettere Bello. delle macchine per la ginnastica per anziani. Sai quelle macchine che si trovano nei parchi in Cina con corde, bastoni, legni, servono a massaggiare la schiena, il corpo, le braccia. Cercheremo di fare qualcosa per il sociale. In poche parole potremo vedere ragazzi che fanno salti mortali e il vecchietto che si fa la ginnastichetta a 20 metri di Beh, distanza. tanti bei progetti, no? Tanti bei progetti. Sarebbe un bel sogno per me. Speriamo che si realizzi. Ti auguro che si realizzi bene il prima possibile. Allora, qui abbiamo Giorgio che dice che non vede l'ora, non si vede l'ora di riprendere a far parte di questa grande famiglia, cioè parla dell'Ergon. E ok, domande sembra che non ci siano per adesso, poi fra poco ci chiudiamo, evidentemente. È stato tutto molto interessante, anzi io spero che ci sia modo anche di noi di rivederci, perché a me piacerebbe tornare in qualche modo a allenarmi. Però a parte questo, no, sarebbe anche bello fare altri incontri di questo tipo, magari anche dal vivo per approfondire se ti va, perché tanto i temi che hai toccato sono vasti, no? Cioè, Sì, ci sono tantissime cose da dire e tantissime cose interessanti. Come? non basterebbe una puntata per ogni tema, per approfondire ogni tema. Esatto, quindi io ufficialmente ti dico che se ti va si può rifare in qualche modo, io ho avuto piacere.
Penso che siano cose molto molto utili per tutti, sia magari per chi pratica arti marziali. Tieni conto che magari appunto qualcuno ci vede, che ne so, sta, non è di qua, ma sta lontano, magari pratica da un'altra palestra, fa altre cose, può comunque ricevere degli spunti interessanti. Però chi segue di solito la mia pagina Unimind TV sono persone comunque interessate allo sviluppo del potenziale umano e quindi possono prendere per loro comunque dei consigli utili. Quindi io spero che si possa rifare, diciamo. Benissimo, Andrea, io ne sarei felice. Speriamo di aver mandato un messaggio positivo. Sicuramente, sicuramente, sicuramente. E quindi sì, dai, non ci sono domande. Io, ecco, te la faccio io, l'ultima domanda che faccio sempre ai miei ospiti, dato che la rubrica si chiama Vivere da Guerrieri, ti chiedo che cos'è per te, cosa significa per te vivere oggi da guerrieri? Vivere oggi da guerriero. Secondo me vivere oggi da guerriero non è né combattere né salire sul ring. Vivere oggi da guerriero è essere d'aiuto per gli altri, perché Andrea ci vuole coraggio. Ti faccio una cosa, ti riporto al sorriso. Andare in giro per il corso anche giù a Civitanova, c'è una persona che ti viene incontro e tu gli fai un bel sorriso. Ci vuole coraggio anche per questo. Sì. E Okay. se gliela fai, già sei guerriero. Ma poi in questi giorni anche uno deve portare le mascherine. Esatto, la mascherina sei proprio un fenomeno. No, però la mascherina sappiamo che all'aperto, se c'è la distanza di sicurezza, si può anche non avere. Quindi il sorriso diciamo che ci sta. E comunque, ovviamente, questo vale sempre. Speriamo che questo periodo passi il prima possibile. E credo che sia. Condivido quello che dici. Credo che sia importante. Sì, non serve. Di ferro, Andrea, Come? serve non servono braccia di ferro, ma servono cuori d'oro. Ok, bellissimo, bellissimo questa frase, bellissimo questo messaggio e sono contento che questo messaggio venga dato in questo canale. Primola ti ringrazia per le tue parole di speranza e di positività e dice che ha piacere di averti conosciuto. Grazie. Bene, ti ringraziano tutti, io ti ringrazio, veramente è stato veramente un piacere. A me ti ho incontrato e tanto non ti vedevo, perlomeno è stata una scusa per rivedersi, per risentirci. Però no, sono contento veramente di aver potuto condividere con altri, con chi segue questo canale, questi aspetti che sono importanti e spero anche ad approfondire. Bene, ti ringrazio ancora, ringrazio a tutti voi che ci avete Grazie seguito, vi auguro una buona serata e ci rivediamo prossimamente. Sapete a che tutti. Se questo, trovate questo video, lo ritroverete su Facebook, lo caricherò nel canale YouTube di New Mind TV, al quale vi invito a iscrivervi, oppure lo trovate sempre nel sito newmind.tv. Bene, ok, siamo arrivati, vi auguro ancora una buona serata. Ciao a tutti. Ciao, Ciao, ciao benissimo. Dino, ciao.